Allora, bentornati sul canale. Oggi video extra perché ho saputo da pochi minuti che è uscito online su YouTube e non solo, ovviamente, il teaser trailer di Beverly Cop 4. Quindi un trailer che esce praticamente a distanza di quasi 30 anni dall'ultimo Beverly Cop, quello diretto da John Landis, che era abbastanza una merdina, a differenza dei primi due. Andiamo a rivedere quindi il trailer con relativa reaction e vediamo che cosa ci dicono queste prime immagini di questo quarto film con il ritorno di Eddie Murphy nel ruolo di Axel Foley. Prima di partire chiaramente con la reaction in questo video di oggi, vi ricordo se vi interessano i miei contenuti non dovete far altro che iscrivervi al mio canale premendo questo pulsante, cioè quello sottostante, e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità. Per quanto riguarda invece i link in descrizione, quei links vi manderanno al mio sito web e alla mia pagina Instagram. Dategli un'occhiata se vi interessano questo tipo di contenuti. E adesso partiamo con il video di oggi. Sigla. Allora, tutti pronti a tornare nel quartiere più ricco di Los Angeles? 1, 2, 3, via! I almost admire you. Still on these streets, running uncut. Grande Kevin I'm Bacon! just amazed. Doesn't get to you. Ok, Woody Harrelson questo. Buciona. Grande Vorreiter. Yeah. Detective Foley, you ever read your own file? Joseph Gordon-Levitt. Starting the piece a lot. Please tell me you didn't get arrested again. Twice, but I broke out. We put our Next lives summer. On the line. Every day. And for what? Comes with the job if you're doing it right. He's back. So how many people have you pissed off? Grandi John Aston e Judge Reinhold. Ah, non l'hanno chiamato 4. Only on Netflix. Quindi estate 2024. Ok. Allora, partiamo con il dire che sì, chiaramente le immagini sono molto molto divertenti, film action modello stile anni 90 in piena regola e va a recuperare quel tipo di ritmi, quel tipo di battute. Eddie Murphy in buonissima forma tenendo presente che ha superato i 60, Kevin Bacon che continua a dire che si porta gli anni in una maniera incredibilmente splendida, io non so come faccia. E poi il ritorno di questi due, che è la cosa più bella del mondo, Judge Reinhold e Jon Aston. Jon Aston proprio non l'aspettavo. Taggart era un personaggio che credevo proprio fuori dalla saga ormai. Judge Reinhold non me lo potevo aspettare perché comunque c'aveva qualche anno in meno. Rivederli è veramente un piacere. Rivedere loro tre dentro la macchina a chiacchierare a dire boiate è veramente divertente. Sicuramente l'avranno richiamato dalla pensione per qualcosa di extra, non lo so. L'azione sembra buona, le scene sembrano divertenti, non si capisce da questo video chi sia l'antagonista. Potrebbe apparire anche un Kevin Bacon, però potrebbe essere tranquillamente anche il suo capo, da quello che dice. In fin dei conti sono frasi piuttosto generali e quindi fanno intendere che sì, potrebbe essere chiaramente un personaggio scomodo per il percorso che deve fare. Questa volta il buon Axel Foley. Peccato che lo chiamano Axel Foley e non lo chiamano 4. D'altra parte, io non capisco questa problematica con i numeri. Cioè, siamo arrivati a Saw 11 che uscirà il prossimo anno e questo c'è cioè, difficoltà a chiamarlo 4. Però, vabbè, Axel Foley quindi sarà il sottotitolo del nuovo capitolo di Beverly Cop che andrà in onda su Netflix, quindi nella prossima estate. Aspettiamo quindi magari il trailer, aspettiamo il trailer versione italiana per vedere chi sarà a doppiare Axel Foley, perché chiaramente sappiamo che Tony Nacolla, che non c'è più e che lo doppiava fino all'ultimo film e che l'ha doppiato per tutta la carriera, praticamente fino a che Accolla non è passato a miglior vita.
Mi auguro Alberto Pagnotta, che è un imitatore straordinario e che riesce a fare praticamente Tonino a colla in maniera quasi perfetta, fra l'altro in tutte le diverse interpretazioni di Tonino a colla, perché Homer è fatto in un modo, Eddie Murphy è fatto in un altro, il personaggio di Monsters & Co. adesso non mi viene, Mike è fatto in un altro ancora, Timon un altro ancora, Jim Carrey un altro ancora, e Pagnotta le sa fare tutte le voci, quindi bravissimo, bravissimo. Portiamo avanti la campagna Pro Pagnotta per sostituire eventualmente il già bravissimo Sandro Acerbo, che ha doppiato Eddie Murphy in qualche occasione, sostituendo degnamente Tonino a colla, non lo metto in dubbio, ma non è Tonino a colla, non è quel tipo di combo. E Tonino a colla e Eddie Murphy è il classico caso di voce e volto, quindi sarà un po' un problema per noi italiani. Sicuramente la versione originale potrà darci molto di più della versione ridoppiata in italiano. Speriamo, speriamo, speriamo che possa essere data questa possibilità ad Alberto Pagnotta, perché secondo me se lo merita tantissimo. Se non conoscete Alberto Pagnotta, andate a vedere i suoi video, le sue interpretazioni, le sue capacità professionali su YouTube, perché è veramente un genio. Mi auguro fortemente che questa mia campagna possa arrivare a chi di dovere, ma non sarà così perché questo video non se lo cagherà praticamente nessuno. No, speriamo, speriamo, dai. Alla fine, così e niente, sono bella bello e il video finisce qua perché che cacchio altro che devo dire? Namo.